Salve, sono Silvia Mugnai, direttrice artistica della scuola di danza Artemix di Cascina. E la scuola è in vita dal 2008 e il nostro obiettivo fondamentale è il musical. Infatti in questa struttura le allieve vengono preparate alla danza, al canto e alla recitazione. Ovviamente alla danza sotto tutte le sue sfaccettature e ulteriori discipline, quindi danza classica, modern, contemporanea, hip hop. E vantiamo la collaborazione di due artisti provenienti da Notre Dame de Paris che fanno dei workshop di alta formazione professionale presso la nostra struttura con cadenza mensile, quindi vengono qua un weekend al mese e mettono a disposizione la loro enorme esperienza per gli allievi della nostra scuola. È un percorso che è partito decisamente bene, incuriosendo molto gli allievi e i genitori, perché molti dei nostri allievi sono bambine, e stiamo comunque proseguendo su questa linea perché è molto appagante e dà molte soddisfazioni a noi come insegnanti, come scuola e soprattutto agli allievi che, non è da tutti avere dei docenti esterni così rinomati dentro una struttura a fare lezione. I nostri insegnanti sono tutti altamente qualificati, sia per la danza che per il canto che per la recitazione. Abbiamo inoltre una compagnia interna della scuola formata da un gruppo di ragazze selezionate che si chiama Red Sox Contemporary Ballet. È una compagnia che collabora con altre scuole di danza della regione toscana e facciamo spettacoli extra al classico saggio di fine anno della scuola. Uno spettacolo che ricordo con piacere, uno spettacolo che è stato fatto per beneficenza per un'associazione che si occupa di bilinguismo, quindi italiano e lingua dei segni, quindi per i bambini sordomuti. Uno spettacolo fatto con la Negra Amaro Tribute Band, che ringrazio tantissimo. E è uno spettacolo che, appunto, essendo anche di beneficenza, ha lasciato veramente il segno. Numerosi sono i concorsi che con questa compagnia andiamo ad affrontare, sempre con ottimi risultati che ci spingono a proseguire su questa strada, quindi siamo molto soddisfatti di questo. Che dire, la scuola è stata una scelta dura aprirla, perché comunque richiede molto tempo, tante ore passate qui dentro, sia da parte mia che da parte dei miei colleghi, però le soddisfazioni sono enormi e quindi quando si sale su un palco e il sorriso dei bambini è così grande, l'applauso del pubblico è enorme, questo ripaga di tutti i sacrifici che gestire una scuola di danza comporta. Oltre ai sacrifici che ci sono per arrivare ad aprire la scuola di danza, c'è tutto un percorso da fare in precedenza molto importante per la formazione del docente, quindi, e del titolare o titolare, e soprattutto per lavorare in modo corretto e giusto con i bambini. Quindi, oltre che a una prima esperienza come danzatrice, ballerina, ho dovuto affrontare un percorso di formazione molto lungo, della durata di 3 anni, e un percorso di formazione dove sono stata istruita a saper lavorare con i bambini, le basi principali per poter lavorare con i bambini, tutta l'anatomia del corpo umano. Quindi non è un lavoro che uno si alza la mattina e dice ok, oggi apro una scuola di danza. Beh no, ricordiamoci che lavoriamo con i bambini, quindi la serietà, la correttezza e la professionalità devono comunque essere al primo posto, quindi fare molta attenzione in generale a queste cose qui che sono requisiti fondamentali per aprire una scuola comunque di danza di un certo livello, che comunque tenga tanto anche alla salute del bambino, perché se non c'è tutto il percorso giusto fatto si rischia anche poi di danneggiare fra virgolette fisicamente lo sviluppo di un allievo, quindi questo sì, assolutamente. Allora, noi siamo in via Tosco Romagnola, 1883, nel comune di Cascina. Niente, per iscriversi basta che ci veniate a trovare. La nostra struttura è molto ampia, sono 500 metri quadrati, quindi due sale ampissime e uno staff sempre pronto ad accogliervi con il sorriso e a darvi sempre tutte le spiegazioni per quanto riguarda tutti i nostri corsi. Ricordo inoltre che oltre alla danza, accanto alla recitazione, abbiamo anche dei corsi fitness.